Le riflessioni esternate dopo il Sanità Day di sabato scorso fanno emergere un quadro drammatico per l'ospedale di Locri e la sanità nella Locride. Mentre il mondo scientifico moltiplica gli sforzi per combattere i tumori attraverso la prevenzione, a iniziare da quelli a seno e colon, a Locri non si effettuano mammografie e si lascia il reparto di gastroenterologia, dove operano due medici, senza attrezzature per effettuare la colonoscopia. Soprattutto si va verso lo smantellamento di eccellenti reparti come l'ortopedia, chiusa da anni, e adesso si teme anche per le sorti del reparto di oculistica del servizio di Otorino. Oculistica già declassata e trasformata da struttura complessa a reparto dipartimentale rischia di morire a causa del ridottissimo organico nel totale disinteresse dei vertici aziendali. Uno dei tre oculisti, attualmente in servizio, infatti per motivi di salute, non rientrerà al lavoro in tempi brevi. Già oggi il reparto, come anche Otorino, funziona soltanto 12 ore al giorno, dalle 8 alle ore 20 o dalle 8 alle ore 14, a seconda se i medici in servizio siano uno o due, con chiusura il sabato e riapertura il lunedì. Una situazione che espone i cittadini a gravi rischi, soprattutto nei giorni di sabato e di domenica e durante la notte, dal momento che in caso di incidenti o di altra necessità, gli eventuali pazienti dovranno essere trasportati in altri ospedali. E questo perché sia a Oculistica che a Otorino non esiste il servizio di reperibilità. La riduzione di un organico già da tempo al lumicino aumenterà le difficoltà di azione di oculistica, impedendo di fatto di programmare le sedute operatorie che già oggi sono limitate a 3 settimanali, compatibili con la disponibilità della sala operatoria e sicuramente determinerà anche la soppressione di tutte le attività pomeridiane svolte fino ad oggi. Tutto questo in un settore finora considerato d'eccellenza, che sebbene retrocesso al reparto dipartimentale, grazie alla serietà professionale e all'abnegazione con cui viene espletato il servizio, è riuscito negli ultimi anni a garantire un ottimo servizio ai cittadini. I numeri parlano fino allo scorso 7 ottobre di 6.557 interventi, anche molto delicati e impegnativi, espletati in quest'ultimo triennio, molto più di quanto effettuati agli ospedali riuniti di Reggio Calabria, ai quali devono essere aggiunte le oltre 18.000 prestazioni tra visite richieste dal pronto soccorso, quelli derivanti dalle impegnative tomografie e florangiografie. Di tutto questo, se il vertice aziendale non invertirà la tendenza, rimarrà solo il ricordo.